Buongiorno a tutti, sono Clara Silva, docente di Pedagogia Generale e Sociale dell'Università degli Studi di Firenze. Sono qui per presentarvi il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, di cui sono presidente. Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze presenta un'offerta formativa volta a formare professioniste dell'educazione in grado di rispondere alle esigenze educative provenienti dalla realtà sociale, sia in riferimento ai vari contesti, sia in relazione a varie tipologie di soggetti. Al centro dell'offerta formativa del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione vi sono le discipline pedagogiche, a cui si accompagna un ventaglio di insegnamenti appartenenti alle scienze sociali e umane, come la sociologia, l'antropologia culturale, psicologia dello sviluppo, psicologia generale, ma anche estetica e letteratura italiana. L'obiettivo del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione è formare una figura di educatore socio-pedagogico completo, ma allo stesso tempo fornire competenze specifiche per lavorare in vari ambiti del sociale. Ed è per questo che il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze si articola in tre curricula. Le 34, che offre conoscenze e competenze per lavorare nei contesti educativi per la prima infanzia e nei centri per bambini e famiglie. Le 35 invece, che offre conoscenze e competenze per lavorare nei contesti che si occupa dei soggetti in età adulta e della terza età. Ed infine le 36 invece, che offre conoscenze e competenze volte a favorire l'inclusione sociale e quindi contesti che ospitano soggetti portatori di disabilità oppure esposti al disagio sociale. Per conseguire la laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, lo studente dovrà superare 20 esami, di cui uno è a scelta libera. Non basta però superare i 20 esami. Nell'arco del triennio, e in particolare nel secondo anno, lo studente è tenuto a svolgere l'attività di tirocinio. Questa attività conferisce 15 CFU. L'attività del tirocinio è molto importante. Si tratta di un'attività formativa fondamentale, è l'occasione in cui lo studente entra in contatto con il mondo del lavoro dove andrà a lavorare una volta laureato. L'Università di Firenze, grazie appunto alle convenzioni con le aziende del territorio, offre un ventaglio molto ampio di possibilità di tirocinio per gli studenti. E quindi è molto importante inquadrare questa esperienza fin da subito, anche se, come ho detto, è un'esperienza da realizzare al secondo anno. Un'altra attività formativa fondamentale sono i laboratori. Durante il triennio, lo studente è tenuto a partecipare a 5 laboratori e mentre la frequenza ai corsi è caldamente incoraggiata, ma non è obbligatoria, la partecipazione ai laboratori è obbligatoria. Un altro aspetto di cui vorrei parlarvi è l'attività all'estero, che si realizza grazie alla partecipazione ai programmi Erasmus. La partecipazione ai programmi Erasmus consente allo studente di acquisire crediti formativi all'estero che poi vengano riconosciuti, consenta allo studente anche di partecipare a un'attività di tirocinio. È un'esperienza significativa anche perché
consente allo studente di conoscere altre culture, di ampliare la propria visione del mondo e quindi di arricchire il proprio bagaglio professionale e culturale. Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione costituisce un passaggio importante per chi vuole diventare pedagogista. Per diventare pedagogista bisogna frequentare un corso della magistrale. E quindi chi intende dopo il triennio continuare il proprio percorso di studio troverà presso l'Università di Firenze due corsi di laurea a cui può accedere per completare il proprio percorso formativo. Ci sarebbe tante cose da dire, ma non voglio dilungarmi troppo. Tutte le informazioni relative al corso di laurea sono presenti sul sito dedicato e quindi per tutto l'approfondimento rispetto all'offerta formativa del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione potete accedervi appunto attraverso il sito che troverete indicato. Quindi vi saluto, grazie per l'ascolto e quindi vi aspetto al corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze.